Finita. 3 punti fondamentali e primi in classifica in solitaria. Soprattutto, ragazzi, importantissimo questa vittoria perché per chi si è visto le partite di ieri, il Milan ha vinto, quindi praticamente sta a meno 3 punti da noi. La Juve però ieri ha perso, quindi ragazzi praticamente era lei l'unica squadra più vicina a noi, se non mi sbaglio ci toglievamo 2 punti. Adesso ieri ha perso e noi ragazzi ce ne andiamo. Ce ne andiamo in solitaria e al primo posto. Prima di partire col video, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi lascio in descrizione tutti i miei canali social. Passateci. Allora, ragazzi, partita sofferta da un punto di vista del risultato. Gli ultimi 5 minuti, ragazzi, sono stati, penso, la sofferenza più totale. Adesso però ci arriviamo. Io direi di partire velocemente col parlare del primo tempo. Allora, un Inter che comunque aveva il pieno possesso del gioco, un Inter che negli ultimi 5 minuti dove abbiamo sofferto perché Arnautovic ci si è fatto male e penso, spero di no ragazzi, ma penso sia qualcosa di grave, perché praticamente mentre stava cercando di stoppare un pallone si è sentito tirare sotto la coscia destra, è andato saltellando fuori dal campo, grida e si è messo a piangere. Quindi io penso ragazzi che sia qualcosa di grave, non ci voleva. L'età è quella che è. L'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, 2 o 3 infortuni, e praticamente l'hanno tenuto fuori tantissimo. Spero che non sia nulla di grave. Però, ragazzi, comunque diciamo che le prime sensazioni non fanno sperare bene. Allora, per quanto riguarda comunque il primo tempo, ragazzi, abbiamo meritato la vittoria. Però, ragazzi, non riusciamo a buttarla dentro. Nel primo tempo abbiamo giocato praticamente solo noi, ma anche nel secondo. Però, ragazzi, arriviamo lì. Mancava quell'azione, non lo so, quella giocata da parte di un individuo, di un giocatore singolo che potesse buttarla dentro, perché l'Empoli non stava facendo nulla in attacco, però era ben messa in difesa e noi stavamo avendo problemi nel riuscire a trovare degli spazi nella difesa dell'Empoli. Un Empoli che secondo me non ha sfigurato, non ha fatto una brutta partita, cioè vedendo la classifica, cioè è difficile pensare che un Empoli che gioca così sia ultima in classifica con 0 gol fatti, ragazzi. Perché comunque secondo me non è una squadra da ultimo posto o comunque con 0 gol fatti. Perché comunque secondo me se l'è giocata molto bene, ha difeso bene, molto attenta e poi cercava di ripartire bene in contropiede. Ne eravamo ben messi. Però ripeto, per me l'Empoli, vedendola giocare così, non mi sembra una squadra da ultima in classifica con 0 gol fatti. Ragazzi, scusate, ma l'allergia non può mancare mai. Il secondo tempo comincia bene. Di Marco, ragazzi, fa un gol della Madonna. Un gol della Madonna. Calcio d'angolo, spazza l'Empoli. Palla che arriva fuori dall'area di rigore a Di Marco, che tira al volo, ragazzi, praticamente quasi a tagliare il pallone. La mette, ragazzi, sotto il 7. Tutti l'avrebbero stoppata. Lui col suo mancino fatato, ragazzi, assolutamente no. Fa un gol assurdo. Nel complesso, ripeto, prestazione positiva, nel senso che comunque giocavi con l'ultima in classifica, questo sì. Hai gestito bene il pallone, però non mi è piaciuto il fatto, ragazzi, tanti errori, soprattutto nel primo tempo, in fase di postazione. Tante volte potevamo andare al cross con Di Marco, che ho giudicato pesantemente nel primo tempo. Ha sbagliato tutti i cross possibili e inimmaginabili. Poi, grazie a Dio, si è rifatto. Però ho visto un po' di autosufficienza, diciamo così, pensando che, vabbè, è l'Empoli, la buttiamo dentro. Fatto sta, ragazzi, che se non arrivava quel loro gol di Di Marco, non so se tu l'avresti vinta quella partita. Nel primo tempo sei andato con Thuram e ti hanno annullato il gol. Ismaili che fa un salvataggio sulla linea. Però, ragazzi, se quello entrava, se quello lì, se non segnava però Di Marco, non è detto che tu questa partita te la portavi a casa. Poi, negli ultimi 5 minuti, ragazzi, devo sentirmi come sempre male, perché ripeto, Arnautovic si è fatto male. Il sottocoscia, non so come si chiama, l'adduttore, non lo so, della coscia destra, non fa presagire nulla di buono. Mi sono già arrivate 44 notizie con lui che è uscito in lacrime dal campo. Non ci voleva. Adesso cioè, giocheremo con Thuram, Lautaro e Sanchez. Non ci voleva, non ci voleva. Spero, ragazzi, non sia nulla di grave. Spero si possa riprendere presto. Fatto sta che questa vittoria, come ho già detto all'inizio video, è non importante di più, perché ragazzi ti permette di andartene da sola in solitaria. In questo momento la classifica non l'ho vista, perché io prima delle partite la classifica non la guardo mai per scaramanzia. Però io mi ricordo che la Juve era a meno 2 da noi prima che giocasse ieri ha perso, è rimasta a meno 2, noi abbiamo vinto e quindi siamo andati a più 5. Il Milan in teoria è a meno 3 perché ha perso contro il derby e poi le ha vinte tutte. Il Napoli è tipo a meno
7 o meno 8 da noi, tipo, vincendo oggi ritorna a meno 5, però comunque il Napoli per adesso da noi è molto lontana, quindi la più vicina è il Milan a meno 3 punti. Sono contento, sono contento, sono contento, ci voleva, ci voleva. Ritorna Ennio Maravilla, esordio per lui. Oggi ha giocato Frattesi, che non l'ho visto particolarmente in palla, anche se comunque le sue belle azioni le ha fatte. Pavard mi è piaciuto tanto, anche se lo voglio un po' più intraprendente su quella fascia destra. Fatto sta che nel primo tempo Inzaghi l'ha ripreso più volte perché vuole che sale un po' di più. Per il resto, ragazzi, sono soddisfatto. Ripeto, a parte un po' l'attacco un po' sterile, Thuram un po', anche se ha provato a fare un gol di nuovo come il derby, ragazzi, che se usciva, non so, mi spogliavo. Lautaro, raga, sempre, ripeto, entrambi, sia Lautaro che Thuram, sono tanto, ragazzi, aiutano tanto la squadra. E comunque, ragazzi, se non segnano, aiutano tanto la squadra a scendere, impostare dal basso, cosa che comunque non è da tutti gli attaccanti. Quindi sono contento di questo. Sono molto altruisti, raga, sono molto altruisti, però, ripeto, altruismo lo dobbiamo segnare. Per fortuna che oggi la sblocca lui e la decide il nostro Dimash. Ragazzi, voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa prestazione dell'Inter. Come vi ho già detto, vi lascio tutti i miei social qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video e sempre forza Inter, ragazzi.